Ringrazio Gerignola Viva per l'attenzione al tema sportivo e delle associazioni sportive. Io qualche settimana fa avevo lanciato la proposta alla Commissione straordinaria di cancellare almeno per il prossimo anno le tariffe per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture sportive per tutte le associazioni sportive, perché il periodo è veramente particolare e si rischia di buttare al vento tutto quello che le associazioni sportive e il mio assessorato hanno portato avanti in questi anni, raggiungendo veramente risultati straordinari. La commissione straordinaria che fa, invece di andare incontro, invece di supportare le associazioni sportive, le tassa. Deve ancora pensare a riaprire il Pala Tatarella e già dice e già delibera che ogni gara disputata all'interno del Pala Tatarella costerà 30 euro, che ogni ora di allenamento invece costerà 4 euro all'ora. Questo vuol dire uccidere lo sport cerignolano. Voi pensate che per ogni squadra senior è indispensabile avere 3 squadre giovanili, quindi ogni associazione sportiva dovrà praticamente effettuare 4 gare a settimana tra la senior e le tre giovanili. Avranno un costo solo di gare di circa 150 euro. Questo comporterà sicuramente un passo indietro da parte di tutte le associazioni sportive. Ed è assurdo che in questo clima, in questa situazione dove tutti pensano a agevolare le associazioni sportive, vedi Pistoia, vedi Prato, vedi Firenze, dove sono andate proprio nella direzione di eliminare le spese per le associazioni sportive, questi tre commissari pensano unicamente a tassare tutto e tutti. È una situazione insopportabile che comporterà la desertificazione sportiva della nostra città, e questo è un grave danno per l'intera città, oltre che per le prime squadre, soprattutto per i settori giovanili, soprattutto per tutti quei ragazzini e quelle ragazzine che trascorrono le ore nelle palestre, nei palazzetti, e crescono sani, crescono secondo i principi dello sport. Spero che questa commissione vada via il 21 luglio e che a settembre, ad ottobre, quindi all'inizio della nuova stagione sportiva regolamentare, ci troviamo noi nuovamente a gestire l'amministrazione comunale e cancelleremo immediatamente questa delibera da parte della commissione straordinaria e lasceremo libertà almeno per il prossimo anno a tutte le associazioni sportive di utilizzare le strutture sportive senza dover pagare neanche un euro. Quindi speriamo che il 20 luglio il TAR ci darà ragione e continueremo a far ripartire questa città.